Bene, carissimi fratelli e sorelle, iniziamo questa missione con questa parrocchia dei santi angeli, ecco, angeli, santi angeli custodi che ci custodiscono in questa missione. Io mi aspettavo di meno perché, come diceva ecco padre Giovanni, mi aspettavo meno partecipazione. Invece le sorelle già mi hanno detto: ma che bello qua, la gente si muove. Domani sera, se contiamo adesso quanti siamo, già siamo parecchi, però facciamo una promessa senza pretese, senza miracoli. Poi i miracoli li fa il Signore. Se io posso essere fra Volantino, padre Volantino e fondatore, io domani mi faccio una proposta per me e ognuno di noi se la fa per se stesso. Domani ognuno di noi ne porta un altro, affinché, come dice Gesù, la sala del re si riempia sempre di più. Già siamo in tanti, ma domani speriamo di essere di più. Bene, in questa seconda settimana di avvento, questo lunedì, è una preparazione continua alla nascita del Natale, perché Gesù, la luce di Gesù, possa nascere sempre più nel nostro cuore. Quindi dobbiamo fare spazio a Lui. Nel Vangelo, oggi la frase chiave è la domanda che Gesù ci fa a ognuno di noi. Che cos'è più facile? Dire a uno che è paralitico, immaginate un paralitico qua con la sedia a rotelle, e cos'è più facile? Dire alzati e cammina, oppure ti sono rimessi i tuoi peccati? Gesù ci fa capire che è più facile che Don Giovanni lo confessa, o io, che farlo alzare dalla sedia. E che è più facile farlo confessare, cioè confessarlo, ma farlo confessare è più difficile. Uno è guarirlo, ci può essere il miracolo. Ma il miracolo più grande, anche se uno si alza dalla sedia a rotelle, fra 50 anni, 100 anni, muore lo stesso, è ancora peggio di prima. Ma se noi, con la grazia di Dio, a imitazione di Gesù con San Pietro, ci abbassiamo per farlo alzare affinché si lavi i piedi, affinché si confessi, come diceva Ratzinger, affinché si avvicina alla purificazione, se noi lo convinciamo a vincere con intelligenza, con umiltà, con la potenza dello Spirito, della preghiera, se noi lo convinciamo a confessarsi, è la cosa più difficile, a farlo alzare, a farlo entrare nel Tempio e a mandarlo dal sacerdote, come faceva Gesù, che li guariva, però poi li mandava dal sacerdote per ringraziare. Allora, il tema di questa missione, abbiamo detto che è da zero all'Eucarestia, cioè la tappa numero zero è quella di oggi, è il perché della sofferenza, quindi proprio la base. Quando noi abbiamo tutto, quando abbiamo tutto, noi il Signore lo cerchiamo. Se siamo qua, tutti, ognuno di noi siamo stati toccati, chi più, chi meno, dalla sofferenza. Perché quando uno ha tutto, non lo cerca Dio, non cerca la verità, non cerca il perché. Quando uno incomincia a mancare una cosa o un'altra, o una sofferenza, o una malattia di un amico nostro, personale, o un parente, eccetera, incomincia a dire perché, una volta perché, due volte perché, tre volte perché, fino a quando trovo qualcuno che gli dà una battuta, come mi disse la mia una volta: ma vado a confessare peccatore. Io che ero lontano dalla chiesa, lontanissimo, ma noi diciamo di Danilo che era sotto il pianeta, ma io anche ero sotto, non sotto terra, io ero sotto il pianeta completamente, ero sotto il pianeta, ero smarrito. Eppure, come diceva qualcuno, mia nonna, quando io gli dicevo: ma nonna, ma non è vero niente, ma che ci preghi, ma finiscila queste cose, ma diventa della vita, lei mi diceva: disgraziato, disgraziato. E invece, vedete, ero veramente senza la grazia, perché non ero stato toccato. Ma a 25 anni il Signore, attraverso la sofferenza che ha permesso, non ha voluto, mi ha fatto venire la voglia di cercare la verità, di cercare se Dio esisteva oppure no. Però se non era per la sofferenza, io non avrei cercato la verità, non avrei cercato Gesù, e oggi non sarei così in pace. Magari felice che esordi tutte cose, perché avevo gli operai, 10 operai, facevo le case a Milano, avevo una palestra di bodybuilding a Rosolini, avevo un pub di 1500 soci a Rosolini, quindi gli ingressi ce li avevo, ma non avevo la pace, che non si può comprare. Quindi la sofferenza c'ha un senso. Primo esempio che facciamo sulla sofferenza stasera è: immaginiamo, per esempio, io, questo mi viene facile a farlo quando andiamo in autostop. Quando andiamo in autostop, cioè con l'uno, poi a piedi col due, perché quando ci fanno scendere dobbiamo cambiare magari strada, col 2 e con l'1 normalmente, poi camminiamo con le macchine anche, chi ci accompagna, i missionari che ci vede là sotto sono di Siracusa, questi li abbiamo incontrati a passaggi, uno era smarrito, l'altro pure, l'altro un po' confusa, e però vedete il Signore come si è servito
Una di loro è una coinvolta di quello che ho incontrato io a Passaggio, anzi due sono coinvolte di uno che ho trovato a Passaggio. Il maschietto l'ho incontrato a Passaggio e ho coinvolto le due femminucce. Quindi, ma anche loro se non era la sofferenza non mi facevano tutte queste domande in macchina. Ma quando io sono in autostrada, specialmente in autostrada, le persone mi dicono, ma perché la sofferenza? Perché tutto questo? E gli dico, guarda, prova a dare un colpo di sterzo secco e vai a sinistra. Però non lo fare, gli dico, è un esempio. E lui mi guarda, se tu trasgredisci un solo precetto, uno, del codice stradale, che succede? Rischi di andarti ad ammazzare, e non solo tu, ma anche ammazzare gli altri e coinvolgi la tua famiglia, tutte quelle che sono alla macchina, quindi se siete cinque di famiglie diverse, cinque famiglie nella sofferenza, e ne ammazzi altri cinque che possibilmente sono cinque di un'altra famiglia, cioè coinvolge nella sofferenza 10 famiglie per aver trasgredito un solo precetto del codice stradale, che è un codice di leggi umane. Allora figuriamoci quando la gente trasgredisce un solo comandamento, una sola legge di Dio. Che catastrofe! E noi tante volte siamo stati ignari di questo. Ci cioè, non venire a messa la domenica, che ci fa? Ma tanto Dio è buono. Ma se non viene a messa, dici, ma rischi. Perché alla fine cioè, non capisci, questo dobbiamo dire noi. Adesso voi non siete evangelizzati. Adesso noi stiamo parlando perché anche voi possiate diventare testimoni di questo, di queste parole che diciamo, perché queste parole non vengono studiate, meditate, così che bello, ora vediamo che possiamo dire. Questi sono esempi pratici che ti nascono dal vedere le persone che soffrono. Quindi immaginiamo questo, noi se trasgrediamo un solo precetto del codice stradale facciamo danno. O rischiamo di fare danno grosso a noi e agli altri. E così quando trasgrediamo le leggi di Dio. Per esempio, diciamo una bugia per fargliela pagare a una persona. Quanto danno possiamo fare? A quella persona perché l'abbiamo calunniata. E a noi stessi che se qualcuno se ne accorge che abbiamo detto la bugia, poi non ci credono più. O poi ci vuole un anno, 2 anni per recuperare la fiducia. Potremmo dire tante cose. Due motivi della ci sono due motivi della sofferenza, eccetto il caso di Gesù e Maria. Il primo, facciamo una linea rossa, il secondo una linea verde, perché così si capisce perché soffrono anche i santi che non fanno niente di male. Ma partiamo dalle persone normali, ok? Perché la sofferenza? Già abbiamo detto che è trasgredire, no? Le leggi. Però uno che non lo conosce le leggi, la sofferenza, quando uno... Oh, una persona, una mamma, una nonna, anche un frate, si mette a cucinare, ecco, possiamo prendere l'esempio del nostro cuoco, quando mette l'acqua nella pentola, che fa? C'ho il gas acceso, prima o poi l'acqua che fa? Bla 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 bla, fa i bollicine, scientificamente arriva a 100 gradi e incomincia a evaporare, perché c'è una legge fisica. Su questa legge fisica hanno fatto, nell'umanità, ecco abbiamo fatto, l'umanità ha fatto la rivoluzione scientifica, prima meccanica, poi scientifica, quindi siamo arrivati ai cellulari, per una legge certa della natura, ma già era scritta, qualcuno l'aveva scritta. Quindi la legge dello spirito è che quando noi siamo solo fermi, come una pignata, no? Come nella pentola, e non ci muoviamo, facciamo sempre le stesse cose, prima o poi, come l'acqua è ferma, che succede? Prima o poi fa puzza. Così noi se non ci muoviamo come i bollicini dell'acqua, se non c'è la sofferenza sotto, non ci muoviamo. Allora la sofferenza ci serve a farci alzare gli occhi perché? In siciliano è un'espressione, poi la traduciamo in italiano, a chi ci pezza io ce l'ho, signori, chi ce l'ha messo io chiedo al Signore. In qualche maniera sì, c'è un motivo perché soffriamo. Allora la sofferenza è una correzione che il Signore permette per farci capire, ma se ti lamenti... Come diceva San Francesco a quelli di Gubbio, ma se vi spaventate di una piccola bocca del lupo, immaginiamo un lupo che anda qua dentro, voglio vedere come stiamo con la pace, con tutta la fede che ci abbiamo, ci drizzano i capelli, facciamo la permanente senza andare dal parrucchiere, ci spaventiamo. Allora lui diceva, San Francesco, immaginate una piccola bocca del lupo, com'è che vi spaventate di una piccola bocca del lupo e non vi spaventate della grande bocca dell'inferno? Ecco, allora la sofferenza ci serve a farci muovere. E però Santa Teresa d'Avila diceva, Signore, se non è il premio del paradiso che mi attrae, lascia che sia il fuoco dell'inferno che mi spinga. Quindi la sofferenza serve a correggerci, a toglierci il grasso del peccato, come un pollo arrosto, no? Che gira, gira. Se non ce la facciamo a purificarci in questa vita, poi c'è il purgatorio. Abbiamo voglia di fare il pollo arrosto, ma ci conviene, ecco, farlo adesso,
soffrire un po' venendo magari la domenica a messa, perché è un sacrificio unito a quello di Cristo. Bene. Secondo, la linea verde. Ora noi diciamo, dopo quello che abbiamo detto, ma perché a quelli storte che fanno il male non gli succede mai niente? E a noi che siamo bravi ci va tutto cose storte. Abbiamo detto questo della sofferenza, però ci sono quelle che decidono di essere malvagi fino in fondo, che proprio non ci interessa niente di nessuno. Allora il Salmo 74 dice, o il 72 o il 74, uno dei due, adesso non voglio sbagliare, dice che sano e pasciuto è il loro corpo, non conoscono l'affanno dei mortali. Si mettono come collana di grasso al loro collo, alla fine, cioè si prendono gli altri in giro e non gli succede mai niente. Quando entrai però nel Tempio, quindi nella dottrina della Chiesa, nella dottrina di Gesù, compresi qual era la loro fine. Li poni in luoghi scivolosi. Significa che se questi hanno deciso di fare solo il male, ma proprio in modo perentorio, cioè proprio in modo sicuro, sempre male, Signore gli fa godere questa vita, poverini, perché non possono poi godere della vita eterna. Dice, fai quello che vuoi, ti lascio libero, perché se no non prende nessuno con la forza. E poi, questo fa parte della linea rossa, ma c'è questa eccezione di queste persone che fanno il male, ma non gli succede mai niente, perché se no lascia liberi di usare il libero arbitrio. Poi i santi. Ma se i santi San Francesco d'Assisi e Padre Pio erano bravi, erano santi, cioè avevano tagliato, kadosh, no? Significa in greco tagliare col peccato, avevano tagliato col mondo, si erano separati per conoscere sempre di più Dio, e però soffrivano, e non avevano fatto niente e soffrivano. Ma perché? Perché San Pietro dice, con l'accento, è una grazia per chi conosce Dio subire afflizioni ingiustamente. Che gloria sarebbe se voi avete mancato, continua San Pietro, e soffrite. Ma se voi senza aver mancato accettate con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito a Dio. A questo siete stati chiamati, perché ne seguiate le orme di Gesù, che senza aver fatto manco un peccato, guardate che fine che ha fatto. Una quasi fine, perché poi è risuscitato. Quindi quando noi non abbiamo fatto un torto a uno, quando non abbiamo fatto uno sbaglio e qualcuno ci accusa ingiustamente o arriva una sofferenza che non ce la meritavamo, se noi siamo in comunione con Gesù, il corpo di Cristo non è solo il corpo di Cristo che arriva, ma anche voi siete il corpo di Cristo, anche noi siamo il corpo di tutti. Gesù è il capo e noi siamo il corpo. Quindi la sofferenza che noi offriamo a Gesù, unita a Lui, salva le anime. Noi paghiamo la bolletta della luce immortale agli altri, invece di pagare la bolletta dell'Enel, noi paghiamo la bolletta dell'Enel, in Lui. E le persone incominciano ad aprire gli occhi. Concludo con questa storia. C'è un signore che si incomincia a avvicinare in chiesa, comincia a pregare. Questa è una storia che abbiamo scritto in un libro della sofferenza. Io ho fatto un libro, Padre Angelo Giudanella, adesso vescovo di Mazara, mi ha fatto la prefazione. E sono i due motivi della sofferenza. Io ho ceduto il diritto alla fine ai missionari, quindi loro se lo vendono 20 euro, Amazon lo vende 30 euro e loro prendono 5 euro. Invece chi lo compra da loro lo compra 20 euro e ci sono 15 euro per andare a fare le missioni in Messico. Abbiamo le missioni in Messico. Siccome noi non tocchiamo soldi, non perché sia male, perché abbiamo fatto questa scelta, ho ceduto il diritto completamente. E in questo libro c'è questa storia, anche questa storia, ce ne sono tante altre, ci sono testimonianze. E una di queste è quella della spada. Questo qua va in chiesa, si avvicina in chiesa e le cose gli vanno, sembra che gli vanno peggio, sembra che continua la sofferenza e non si spiega il perché. Viene un suo amico, questo era in pratica un ferraro, ecco, che faceva le spade però. Allora il suo amico viene e dice, ma guarda come, lavori, ti sei avvicinato a Gesù, ti sei avvicinato alla confessione, alla comunione, ma la sofferenza sembra che ti martella. Allora lui voleva rispondere, però nel momento non gli veniva nulla da dire. Poi ci ha riflettuto un attimo, gli fa, senti, c'ho qualcosa da dirti. Cioè, quando sei entrato? Hai visto fuori tutto quel ferro vecchio che c'era? Sì, ora ti spiego una cosa. Tu lo sai come si fanno le spade? Dici no, te lo spiego io. Si prende una lamina di ferro, si mette nel fuoco, poi si fa diventare rossa, poi si batte con la mazza, tra l'inguine e il martello, poi quando c'è un po' la forma si mette nell'acqua fredda, poi si vede se ancora la forma non è giusta, si riscalda un'altra volta.
si batte un'altra volta per dargli la forma, poi la rimette nell'acqua fredda e viene fuori la spada. Ci sono però alcuni ferri che non sopportano questo trattamento e se ci hai fatto caso fuori ci sono tutte queste cose ferraglie buttate là. Quindi, signore, battemi quando vuoi, ma dammi la forma che vuoi, ma non mi buttare. E quello è il Signore, quando permette la sofferenza, la permette sempre per il nostro bene. Lo dice la Scrittura e lo dice anche Giovanni Paolo II, come magistero, che la sofferenza o il castigo, tra virgolette, però il magistero dice questa parola, non viene mai per la rovina dell'uomo, ma per la correzione, il miglioramento e la santificazione. Che Gesù Bambino, ecco, venga verso di noi se noi gli prepariamo questa strada, accettando anche le sofferenze, quelle che ci meritiamo in qualche modo per essere corretti, o quelle che accettiamo per la salvezza degli altri. Sia lodato Gesù Cristo.